Chiesa di Sant'Antonio Abate. Il pannello visivo tattile che hai davanti, assieme a questa guida audio-video, comprensiva di lingua dei segni italiana, permettono di esplorare la chiesa di Sant'Antonio Abate. Sulla sinistra del pannello è presente un breve testo in italiano, inglese e in braille, con le informazioni essenziali sull'edificio. La parte centrale è occupata dalla pianta della chiesa, con l'indicazione numerica degli elementi architettonici riportati nella leggenda, in alto a destra. In basso a destra vi è il prospetto della facciata. Questa guida audio-video aiuta nella lettura del pannello e ne approfondisce i contenuti. Dopo una breve introduzione alla storia dell'edificio, verranno descritte la struttura, alcune opere significative e la facciata. Premessa. Il complesso di Sant'Antonio Abate ha origine da un ricovero per ammalati di fuoco sacro, sorto nel 1127. Nel 300 i frati antoniani furono chiamati a dirigerlo. Con la riunione di tutti i servizi sanitari nell'Arca Granda, ad opera di Francesco Sforza, il convento perse la sua funzione e fu affidato alla famiglia Landriani e poi ai Trivulzio. Nel 1575 subentrarono i padri Teatini, che incaricarono Dionigi Campazzo della ricostruzione della chiesa. Nel 1584 l'edificio assunse la sua struttura attuale, con pianta a croce latina e profondo coro rettangolare, tipico delle chiese conventuali. La semplicità della pianta e il quasi spoglio prospetto neoclassico contrastano con la ricchezza decorativa dell'interno, realizzata in tempi successivi, che ne fa uno dei gioielli del barocco lombardo a Milano. Interno. Per orientarci seguiamo i numeri segnati sulla pianta. La chiesa è a croce latina, senza cupola. La navata unica, numero 1, è coperta da volta a botte. Sui due lati della navata si aprono cappelle poco profonde. All'incrocio con il breve transetto, numero 2, la volta si articola in più quadri. I bracci del transetto terminano con una cappella. Superato l'arco trionfale, si accede alla zona presbiteriale, numero 3, dalla caratteristica forma rettangolare, anch'essa con volta a botte. L'edificio rientra in una tipologia consueta nella seconda metà del XVI secolo fra le chiese di nuova costruzione o rimodellate per rispondere alle esigenze pastorali e liturgiche della Controriforma. Lo spazio è scandito e armonizzato da una fitta serie di lesene scanalate e dorate, coronate da splendidi capitelli compositi, sopra i quali scorre una trabeazione, abbellita da angioletti realizzati in stucco. Alla fine del Cinquecento e durante il Seicento venne realizzata quasi interamente la decorazione pittorica e plastica dell'interno,
Vi furono coinvolti i maggiori pittori lombardi dell'epoca, tra cui il Salmeggia, il Moncalvo, il Cerano e Camillo e Giulio Cesare Procaccini. Oltre ad eminenti artisti forestieri come i genovesi Giovanni e Giovan Battista Carlone. Iniziamo il percorso di visita. Superato l'ingresso, proseguendo lungo la navata, ammiriamo gli affreschi delle tre sezioni della volta, eseguiti da Giovanni Battista Carlone, in collaborazione con il fratello Giovanni, tra il 1631 e il 1632. Essi sviluppano il tema della croce, portato a compimento sulla volta della crociera, nel cui riquadro centrale è rappresentato il trionfo della croce. Le scene sono delimitate da imponenti incorniciature in stucco dorato. Questo tema ricorre molto spesso nelle chiese dei Teatini, perché festeggiavano l'anniversario della loro fondazione proprio nel giorno dell'esaltazione della croce, il 14 settembre. Ritorniamo verso l'ingresso e accediamo alle cappelle sul lato sinistro della navata. Superato il primo spazio, accediamo alla cappella dedicata a San Gaetano da Thiene, uno dei fondatori dell'Ordine dei Teatini. Ne ammiriamo la ricchezza della decorazione e la preziosità dei materiali. Sull'altare la pala con l'estasi del Beato Gaetano di Giovan Battista Crespi, detto il Cerano, databile intorno al 1610. La decorazione scultorea della cappella è di Giuseppe Rusnati e risale alla fine degli anni 70 del 600. La cappella successiva è dedicata all'Annunciata. Essa custodisce alcune opere di Giulio Cesare Procaccini, considerate tra i massimi capolavori del barocco milanese. La pala d'altare con l'Annunciazione e il quadro soprastante con tre angeli. La Visitazione e la fuga in Egitto alle pareti. E la tempera su tela raffigurante l'Eterno in gloria nella volta. Proseguiamo fino ad incrociare il transetto. In fondo al braccio sinistro ammiriamo la Cappella delle Reliquie. La sua decorazione iniziò alla fine del Cinquecento. Nell'altare vennero deposte numerose reliquie, tra cui quella della Santa Croce. Sulla volta tre tele ad olio, incorniciate da stucchi, attribuite a Lorenzo Garbieri. Sviluppano il tema della passione, al quale fanno riferimento anche i grandi dipinti del braccio del transetto di Enea Salmeggia, detto il Talpino, raffiguranti la cattura di Cristo nell'orto a sinistra e l'orazione di Cristo nell'orto degli ulivi a destra. Raggiungiamo il centro e avviciniamoci alla zona presbiteriale, introdotta dal ricco arco trionfale. Esso è decorato con sette medaglioni. In quello centrale, sorretto da una coppia di angioletti in stucco, è affrescato il busto di Cristo. Nei sei laterali, i busti degli apostoli a coppie. L'altare maggiore conserva alcune parti quattrocentesche,
rimessa in luce negli anni 30 del Novecento, per volontà del cardinale Schuster, con lo smantellamento dell'altare barocco. Le tre sezioni della volta del presbiterio sono separate da fasce con ricche decorazioni in stucco e medaglioni con putti dipinti. Esse sono affrescate con episodi della storia di Sant'Antonio, ad opera del pittore piemontese Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo. Sulla parete di fondo, la tela realizzata da Camillo Procaccini, raffigurante Gesù Cristo che appare a Sant'Antonio e risana le sue ferite, dopo che questi ha resistito alla lotta contro i demoni. Al di sotto delle finestre si dispongono gli stalli lignei del coro, abbelliti da decorazioni a volute, e nella parte più alta da volti di angeli. Proseguendo in senso orario, giungiamo al braccio destro del transetto, il cui tema iconografico è dedicato alla glorificazione di Cristo. Sulle pareti la Natività di Ludovico Carracci e l'Adorazione dei Magi di Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Al fondo del braccio, nella Cappella dell'Ascensione, ammiriamo la pala d'altare con l'Ascensione di Giovan Battista Trotti, detto il Malosso, e sulla parete sinistra la splendida Resurrezione del Cerano. Percorriamo ora la navata, andando verso l'ingresso, e visitiamo le cappelle. La prima cappella è dedicata all'Immacolata. In essa si può notare la mancanza di unità tra architettura e decorazione, poiché vennero realizzate in periodi differenti. Nel 1656 iniziò la ricostruzione dell'altare, a cui furono successivamente aggiunte le statue della Rusnati, provenienti dall'antico oratorio, raffiguranti la Madonna con bambino che calpesta il demonio e il Cristo morto sorretto da angeli. Sulla parete di destra della cappella ammiriamo la Natività di Maria, di Ambrogio Figino, mentre sulla parete sinistra una tela di Bernardino Campi, raffigurante la Madonna col bambino e i Santi Barbara, Paolo e Giovannino, alla quale all'inizio del Seicento Camillo Procaccini aggiunse una corona di angeli nella parte superiore. Nella cappella successiva, dedicata a Sant'Andrea Bellino, altra figura fondamentale per l'ordine teatino, ammiriamo la pala centrale, raffigurante lo svenimento del beato Andrea Bellino, di Francesco del Cairo. Facciata. La facciata venne completata solo nel 1832 su progetto dell'architetto Giacomo Tazzini. Un'altra traviazione la divide in due ordini sovrapposti. L'ordine inferiore è articolato in cinque campi da lesene con capitello ionico. Nel campo centrale il portale d'ingresso. Nei campi laterali, nicchie contenenti statue di santi. Al centro dell'ordine superiore si apre un finestrone a lunetta. Al di sopra un frontone triangolare. Per
concludere alcuni elementi di interesse. Il campanile, l'elemento più antico dell'intero complesso, è un bellissimo esempio di architettura lombarda in cotto, della metà del 400. Esso è a base quadrata, diviso in due livelli da una cornice ad arcatelle intrecciate. Nel primo ordine si apre una monofora trilobata per lato. Il secondo ordine, vivacizzato da alcune zone intonacate di bianco, accoglie la cella campanaria, illuminata da quattro grandi bicore ad arco sesto acuto, ornate da piccoli oculi. Più in alto una cornice con rosette ed arcatelle. La slanciata copertura a tigna è conclusa dalla banderuola e dalla croce in bronzo a forma di tau. I due chiostri, uno accanto all'altro, sul lato sinistro della chiesa, risalgono all'inizio del Cinquecento. Entrambi presentano due ordini sovrapposti e sono stati restaurati in anni recenti. L'oratorio dell'Immacolata, attiguo alla chiesa, sorse su un antico cimitero già annesso all'ospedale antoniano, poi recuperato dai teatini e destinato alla sepoltura dei benefattori. L'edificio, progettato da Andrea Pippi, fu costruito tra il 1683 e il 1686. I teatini rimasero a Milano fino alla soppressione dell'ordine nel 1798. In seguito il convento fu convertito ad usi civili e militari. Sotto il governo asburgico vi trovò posto anche una prigione. La chiesa, riaperta al culto già nel 1799, diventò in seguito cappella militare e rischiò di essere convertita in magazzino, come del resto accadde per altre porzioni del complesso monastico. Nel 1930, per intervento del cardinale Schuster, il complesso divenne proprietà della Curia Arcivescovile e sede dell'Azione Cattolica. Interventi di ripristino si resero necessari dopo i danni causati dalla Seconda Guerra Mondiale. I lavori di restauro, condotti in più riprese, hanno riportato all'antico splendore l'intera struttura conventuale.